desolazione, Beppe, ogni volta che veniamo qui, che ci passiamo spesso davanti, ma poi quando ci fermi davanti... Stavo guardando, perché te sei giovane, ma non l'hai vissuto. L'hai visto. Però posso... Io stavo nell'Orciolaia, quindi conoscevo bene quello che avveniva qua dentro. È stata veramente la fabbrica che ha fatto la fortuna della città di Arezzo. Ha portato il secondo stipendio nelle casse. Questo lo dice tutte le volte. Lo so. Però è la verità, dai. Su. Ora, però dobbiamo aggiornare... Che sarà? Che sarà di che noi? Sarà che della, sarà della nostra... Dell'ex Ebola, chi lo sa. Sembrava tutto a posto, però a un certo punto abbiamo annusato che c'era qualcosa che no, perché è tutto a posto, però rimane sempre così, no? Il ricorso al TAR, quei commercianti poi avevano rinunciato, no? Che era l'ultimo scoglio, sembrava, e invece sembra che di nuovo adesso sia tutto arenato. E quindi c'è anche il rischio che qui la situazione rimanga tale e quale come purtroppo si temeva. Al di là che il progetto non era certo, è stato criticato, insomma... Non era certo forse la risposta ideale per la città, però si diceva anche meglio che questa cattedrale della desolazione, e invece sembra che questa cattedrale chissà quanto... Non ci si vede il business qui sicuramente ancora, perché se non c'è il business questa rimane così. Ma diciamo con le attività commerciali che dovevano sorgere in una città dove, cioè, alla fine la gente è sempre la stessa, e mi pare che di alternative già ce ne siano tante. Mi sembra che anche... Il supermercato che viene qui abbia rinunciato? Sì. Cioè già c'era questa voce che diceva noi non c'è bisogno di un altro supermercato. Cioè Arezzo 100.000 abitanti, voglio dire. No? Bravo. C'è più supermercati che abitanti fra poco. È una cosa impressionante. Non c'è il business. Finché non c'è il business qui non si farà assolutamente niente. Finché non si trova una soluzione che porta un po' di interesse particolare, non generale, rimarrà così. Vediamo un po' cosa succederà. Certo qui comunque sia è un recupero enorme, perché ci c'erano migliaia di dipendenti, sono migliaia di metri cubi, e quindi sicuramente l'intervento è abbastanza corposo, abbastanza importante, e quindi ci vogliono diverse aziende che intervengano per far sì che il progetto parta, perché sennò altrimenti è difficile. Sicuramente ora viene usato quando c'è le fiere come parcheggio aggiuntivo ad Arezzo. Meno male, perché generalmente non veniva aperto, invece forse è stato trovato questo accordo. Almeno per quello l'hanno ripulito, sì, c'erano tutti i copertoni, ti ricordi? Sì. Che ci hanno fatto il cross, l'hanno ripulito il piazzale, però almeno per quello serve. Per carità, però cioè, chi viene alla fiera a portarla a parcheggiare qui non è bello. Si evita che li mettono tutti sui marciapiedi in mezzo all'estate. Sì, quello è vero, però insomma anche parcheggiare sotto sta cosa. La fiera non ha ancora un parcheggio come si deve. Tra l'altro poi se non si fa qui non si fa manco la viabilità che doveva sorgere, esatto, nuova, esatto. Quindi non si fa manco tutto quello che era collegato. Peccato perché è anche il momento che è difficile, perché purtroppo... Anni e anni che così è difficile. Questa situazione non si risolve, il mondo non va come deve andare, l'Italia sempre peggio, e per cui gli investimenti non vengono fatti, perché non ci si vede... un futuro ancora, speriamo che migliori tutto e che arrivi il futuro e che quindi possiamo risolvere anche questa situazione. No, qui diventa il parcheggio di anche mobili e via dicendo. Ora con questo mobile qui sicuramente penseranno che ha aperto una nuova discarica, può darsi. Sì, c'è qualcun altro intelligente che ci mette qualcosa, è normale. Poi è sempre il primo che apre la strada. Però insomma, che tutte le volte che uno arrivi dall'autostrada e debba trovarsi questa ex grande fabbrica di Arezzo, e oggi però è stata al centro anche no, di marginalità, perché ovviamente in questo stato, veramente direi uno stato lugubre, continua a essere uno dei primi biglietti da visita in città. E allora insomma la memoria ritorna a quei no che furono detti, che risultano e ricadranno per tanti anni, quei no che furono detti all'epoca quando c'era l'ipotesi dell'outlet, che forse era l'unica cosa sensata che si poteva fare. Tu non sei d'accordo? No, sono d'accordo. Era d'accordo. L'unica cosa sensata che forse si poteva non fare. Si vuole fare perché ad Arezzo alcune forze non vollero che contavano, quindi non vollero che fosse fatto. Oppure per... come diceva Bianconi, farci qui Arezzo Fiere al posto di quell'altro, ma ormai purtroppo... No, ovviamente ho detto... Poteva essere fatto anche Arezzo Fiere, sicuramente sì.
Niente, non l'abbiamo visto lungo, dai. Abbiamo mandato l'auto. Strano, perché Arezzo Siciliano si vede sempre molto lungo. Ma dove? Ma, appunto, dico, che strano, che strano. Non si vedeva più là del tuo naso. Non è provinciale. No, oh, dai, abbiamo sempre lavorato e guardando non più lontano nel nostro naso, guardando non al domani, ma all'immediato. E poi questo, siamo rimasti dietro di tante cose. Con una postilla finale che mi sembra che siamo ancora, nonostante cambiamenti che ci dovevano, o quantomeno che mi pare che si vada sempre nel tunnel dell'immobile, si muove niente. E quando si muove si fa soltanto cacciare e basta, e non si fanno cose serie. Fa più notizie il murales. Vedi qua, gli argomenti di cui si occupa il consiglio comunale ti fanno capire tutto. Ciao.